Siracusa ha ospitato la presentazione della nuova guida di Eurotalk. Tu sei il segretario generale e ti sei assunto anche questo compito di portare in una regione importante anche da un punto di vista di cucina la realtà dell'associazione. Cosa significa appartenere ad Eurotalk ed essere in Sicilia? Appartenere ad Eurotalk ed essere in Sicilia è difficile, ma è difficile solo per le vie di comunicazione, poi per il resto è tutto facile. Appartenere ad Eurotalk è un grande onore ed è un grande piacere, perché insieme agli altri soci, e ringrazio in questo caso anche Del Flinger che ha voluto fortemente questo evento giù in Sicilia, cerchiamo di dare il meglio, cerchiamo di preservare il territorio, di far conoscere il territorio, di usare della bella materia prima, conoscere i nostri fornitori e quindi le piccole aziende. Quindi da un lato magari può essere un po' dispendioso, perché in pratica stare in Sicilia significa le vie di comunicazione sono un pochettino diciamo difficili, però dall'altro lato è un grande onore ed è crescere sempre e continuamente. Ecco, questo... tu hai insistito sulle materie prime, sì, che effettivamente in questo territorio abbondano. Quindi è più facile fare il cuoco in Sicilia che in altre parti d'Italia per questa mission di valorizzare il territorio che vi siete dati anche nel convegno? No, è uguale per tutti, io credo, perché ognuno di noi nella propria regione fa il proprio lavoro. È chiaro che la Sicilia ci dà un panorama più completo forse di prodotti, perché non ci manca il mare, non ci mancano i monti, per cui diciamo abbiamo più cose da poter mettere magari poi sul piatto, portare a tavola. Però credo che sia la stessa difficoltà che troviamo in Sicilia la si trova in qualsiasi altra parte d'Italia. Ecco, e invece sul piano professionale, tuo personale, ecco, sì, come interpreti il fare il cuoco a Siracusa? Com'è la tua cucina qui dopo gli anni che hai passato da altre parti d'Italia? Ma la mia cucina rimane comunque sempre la stessa, perché comunque anche quando stavo fuori mi informavo molto sul territorio, sulla storia della regione o nel luogo dove mi trovavo. Qui gioco in casa, non è semplice, però mi aiuta molto la storia della mia terra, quindi cerco di studiare sempre più possibile quella che è la storia, le tradizioni, e per cui diciamo che la mia cucina rispecchia territorio, storia, con un alleggerimento dei prodotti, quindi una rivisitazione, rendere la cucina più leggera, perché oggi non possiamo riproporre la cucina siciliana di tanti anni fa, perché la cucina siciliana è un po' pesantuccia, se vogliamo, quindi dobbiamo dare gli stessi gusti, gli stessi sapori, però rivisitandola e alleggerendola un pochettino. Un esempio sono un po' le sarde tue che hai fatto ieri sera, la Beccafico, reinterpretate in maniera originale e davvero leggera. Sì, l'abbiamo reinterpretata, abbiamo fatto, se vogliamo, questa ballottina, uno Scooby-Doo, perché abbiamo fatto un intreccio di alici con all'interno la Beccafico, che non è altro una panure con pinoli, uvetta, erbette aromatiche, il limone nostro siracusano, e poi l'abbiamo voluta appoggiare su questa spuma di cavolo vecchio di Rosolini, che è fantastico, e dare un tocco in più con questa polvere di pomodoro, visto che oggi le tecniche ci aiutano a fare delle cose un po' più, però comunque di pomodoro si parlava, anche se polverizzato, e questo wafer di sesamo, che secondo me con il cacio era fantastico.